si parte per un match che già vale tanto in questo torneo, visto che siamo alla seconda gara per entrambe queste squadre. Sono i giocatori brasiliani che cominciano con questo pallone calciato in profondità, colpo di testa, tentativo del Benfica di rilanciare con la palla che però sfila in fallo laterale, sarà rimessa a favore del Corinthians con il numero 13 Iago Rodriguez Gonçalves. Ancora il tentativo di giocare a spalle alla porta di Vitor Lucas de Araujo. Corinthians che chiama in causa anche i difensori, Vinicius, il tocco verso la corsia di sinistra dove c'è il tentativo di affondo e di conseguenza il primo fallo del match commesso dal numero 7 del Benfica, Paulo Alexandre Silvia Souza. Calcio di punizione a favore del Corinthians che porta tre uomini a saltare nei pressi del limite dell'area di rigore. Il pallone è calciato direttamente verso la porta, fuori di pochissimo, un po' sorpresa. Il Corinthians ha calciato direttamente in porta quando l'impressione era che questa potesse essere una palla diretta ai giocatori posizionati al limite dell'area. Invece c'è stato il tentativo di andare direttamente in porta che è fallito davvero di pochissimo dalla squadra brasiliana. Adesso il Benfica con Olivio Leonardo Veloso, poi Martin Maria Ferreira. Pallone appoggiato all'indietro sulla linea difensiva dove c'è Gonçalo Calisto Oliveira. La pressione portata dal Timão, il tocco di Moreira non particolarmente preciso in questo caso. Infatti il Benfica perde palla, buon avvio da parte del Corinthians chiamato a riscattare la sconfitta e la brutta prova di questa mattina. Tentativo da parte di Caio Henrique, ma poi è la difesa dei portoghesi che spazza via. Vinicius Meneses Uccellas appoggia per il portiere Bruno. Corinthians che riparte, ma eccolo qui Moreira, il miglior giocatore dell'edizione 2016, cerca di innescare i compagni, poi dopo aver perso palla il numero 6 Diego Gomes commette fallo, calcio di punizione a favore del Corinthians. Primi due minuti di partita, qui vediamo inquadrato il tecnico del Corinthians Renato Rodriguez di Oliveira, classe 1982. Pedro Daniel Miranda invece è il capo allenatore del Benfica. Calcio di punizione per Corinthians con Caio Henrique Alves da Silva che va con il mancino a calciare verso l'area di rigore, pallone che spiove in area, viene poi su fuori dalla difesa del Benfica. Il guardaline indica che si tratta di calcio d'angolo, credo, a favore della squadra brasiliana, che ha cominciato questo match in modo molto più intenso e molto più aggressivo rispetto a quello che aveva fatto vedere stamattina contro la Roma. Pallone che spiove in area di rigore, cerca di mettere fuori in un paio di tentativi il Benfica, poi la palla rimbalza fra le mani del portiere Miguel Bora Vieira. Attenzione adesso ancora ai portoghesi, pallone però intercettato dal Corinthians con Matheus Henrique, poi Caio Henrique viene fermato, appoggia ancora all'indietro per Matheus Henrique. Il tentativo di affondo sul fronte sinistro di Vinicius Meneses deve fermarsi nei pressi della linea laterale sinistra per poi appoggiare il pallone alle sue spalle su Vitor Lucas di Araujo. Conclusione, il pallone che rimbalza fra le mani di Miguel Vieira. Finora soltanto Corinthians in campo, il pallone ancora recuperato per un attimo dalla squadra brasiliana. C'è poi però il fallo commesso da Olivio Leonardo Veloso, sta facendo davvero fatica il Benfica a contenere il Corinthians. È vero che anche questa mattina aveva cominciato allo stesso modo la squadra portoghese, subendo subito i due gol in apertura di partita. Attenzione al pallone, colpo di testa, il gol dell'1-0 annullato per fuorigioco perché c'è stata una deviazione sotto porta, peraltro forse inutile perché la palla mi sembrava che stesse già entrando, ma il tocco sotto porta ha portato all'annullamento per fuorigioco. Sarebbe interessante rivedere perché io avevo l'impressione che la palla sarebbe comunque entrata, ma attenzione perché il Benfica prova subito a rispondere, non riesce però Guilherme Martinho Peixoto a evitare che la palla termini oltre la linea laterale. Rivediamo la situazione precedente, calcio di punizione di Caio Henrique, pallone che viene colpito di testa, la palla dall'impressione che sarebbe comunque entrata, o forse no, difficile dirlo da questa angolazione. Di sicuro Meneses Vinicius quando la tocca è in fuorigioco e quindi il suo tocco vanifica tutto
vanifica la bella azione costruita dal Corinthians. Rimessa laterale per il Timao con Iago Caiwan. Ancora Iago Caiwan, doppio passo splendido a superare un difensore, poi il tentativo di cambio gioco per coinvolgere sull'altro fronte per la conclusione Caio Enrique, la parata a terra di Miguel Vieira. Primi 5 minuti in cui si è giocato praticamente una porta sola, soltanto Corinthians. Benfica che, come questa mattina nei primi minuti della gara con il Paris Saint Germain, fa fatica a tenere il campo. Adesso rimessa laterale per il Corinthians con Iago Caiwan, palla persa però, prova a entrare in gara anche la squadra portoghese, fermato Olivio Leonardo Veloso dal pallone messo fuori dal Corinthians con le mani Gonzalo Calisto Oliveira per la rimessa, va a cercare in avanti Moreira, anticipato dalla difesa avversaria con Rocha. Attenzione al tentativo di affondo del Corinthians con Vitor Lucas de Araujo, che però non passa. Allora è il Benfica che può giocare il pallone in fase difensiva. Gonzalo Calisto Oliveira cerca di portarlo verso la metà campo. L'appoggio è per Diego Gomes, il suo cambio di passo, tentativo poi di allargare verso Livio Leonardo Veloso, che si porta verso il centro, salta bene un primo avversario, evita anche il ritorno di Rodriguez Gonçalves, poi però non riesce a evitare che la palla termini fuori. Nulla di fatto per un Benfica lontano dai suoi standard migliori. Questa è una squadra di grande qualità, grande talento individuale, che però finora non lo sta facendo vedere particolarmente in questa partita. Sovrastato dal Corinthians, Moreira cerca di mettere un po' di pressione sugli avversari nella fase iniziale dell'azione per il Timao. C'è una bella sovrapposizione qui per la squadra brasiliana, che cerca di mettere in mezzo questo pallone. All'inseguimento ci va Vitor Lucas de Araujo, che spinge fuori la sfera però il Benfica. Mateus Enrique Rocha viene fermato nella sua percussione dagli avversari, con la palla messa fuori dall'intervento di Martim Maria Ferreira. Rimessa laterale a favore del Corinthians e adesso i primi cambi. Entra Leonardo Alexandre Gomez Martins nel Benfica, giocatore che ha segnato uno dei 3 gol di questa mattina nella rimonta sul Paris Saint-Germain. Intervento falloso non lontano dal limite dell'area, quello subito dal numero 6 Caio Enrique. Calcio di punizione per il Timao, che ci ha già fatto vedere di avere diversi buoni colpitori su punizione. E allora proverà la squadra brasiliana, direi probabilmente, a cercare da lì la soluzione diretta in porta. Ottavo minuto del primo tempo, pallone calciato basso che termina direttamente fra le mani del portiere Miguel Vieira. Esecuzione da fuori area piuttosto telefonata e bassa da parte di Silva dos Santos. Il Benfica continua a fare davvero molta fatica nel avvicinarsi alla porta avversaria e la stellina Moreira non viene fin qui coinvolta nel gioco, e là davanti a fare il centravanti cerca di mettere un po' di pressione sugli avversari, ma in questo momento è davvero fuori dalla manovra, dal gioco del Benfica. Corinthians che invece continua a cercare di sfruttare la sua superiorità sulla fascia sinistra. Palla messa fuori dai portoghesi, rimessa per il Corinthians con il pallone difeso bene al limite dell'area di rigore. Attenzione allo spunto, salvataggio sulla linea, clamorosa opportunità per il Corinthians che va vicinissimo al gol dell'1-0 con Silva dos Santos, se non ho visto male. Ancora lui che riceve l'appoggio di De Araujo e poi calcia mancando di poco il bersaglio. Questa è l'occasione precedente, il salvataggio sulla linea, prima l'intervento da parte del portiere Miguel Vieira, aiutato però in modo provvidenziale da un compagno della difesa che salva letteralmente il gol togliendo la palla dalla linea di porta e negando la rete a Pedro Enrique Silva dos Santos. Adesso il Benfica cerca di manovrare per provare a coinvolgere anche Moreira. L'appoggio per Diego Gomez, palla servita morbida in aria proprio all'indirizzo di Moreira, ma la sfera rimbalza fra le mani del portiere Bruno Frois de Paiva. Molto meglio il Corinthians finora, ma di gol ancora non ne sono arrivati. Evidentemente sente la squadra brasiliana la necessità di fare punti e di vincere questa partita per restare in questo torneo. Fermata però la manovra della Corinthians,
sul fronte offensivo sinistro, da cui inquadrato Martim Maria Ferreira. Rimessa laterale per il Timão, se ne incarica Caio Enrique Alves da Silva. Pallone appoggiato all'indietro. E poi a destra c'è Murilo dos Santos, uno dei giocatori che sono subentrati da qualche minuto a far parte del 7 in questo momento in campo per il Corinthians. Non riesce neanche questa ripartenza al Benfica, che poi recupera palla con Diego Gomez, fermato immediatamente però dagli avversari. Abbiamo superato nel frattempo la metà di un primo tempo a senso unico per quanto riguarda l'aspetto territoriale, molto più Corinthians che Benfica. Portoghesi che sono stati capace fin qui soltanto di difendersi, e Moreira ancora non entra in questa partita. Attenzione intanto a questo pallone che viene servito in aria all'indirizzo di Murilo dos Santos, ma ricade invece fra le mani del portiere Miguel Vieira. Eccolo qui Moreira, può soltanto giocare di sponda questo pallone all'indietro per si accompagni della difesa. Tentativo di percussione di Martim Maria Ferreira, che va via un paio di avversari, cerca Moreira, legge bene la situazione alla difesa del Corinthians, però Germe Martinho Peixoto pressato, perde palla. Attenzione a Gonçalo Calisto Oliveira, che evita Murilo dos Santos. Colpo di testa da parte di Guilherme Peixoto, e poi Matheus Henrique Rocha che anticipa Gonçalo Carvalho Moreira. Palla messa fuori, rimessa laterale a favore del Benfica. Martin Ferreira pronto per la rimessa laterale. Primi 12 minuti di questa partita e Benfica che sta provando ad alzare un po' il baricentro, finora schiacciato nella propria metà campo dalla squadra brasiliana. Leandro Alexandre Gomes Martins perde palla, riparte il Timão con la percussione di Murilo dos Santos, a sua volta fermato in fallo laterale. Murilo dos Santos che effettua la rimessa in gioco servendo Iago Caiuan, palla però calciata fuori misura da Iago Caiuan e recuperata ancora dalla squadra portoghese. Ci riprova con Martim Branco Ribeiro, si lotta in modo anche abbastanza duro con Martim Branco Ribeiro, opposto a Caio Enrique Alves da Silva. E la tentativa di giocata di sponda da parte del Benfica, in questo momento privo della sua stellina Moreira, che è andato in panchina a dissetarsi, a prendersi qualche minuto di riposo. 12 e 30 trascorsi nel primo tempo, gara che si gioca su ritmi molto più bassi rispetto a quella precedente che abbiamo seguito fra Chelsea e River Plate. I brasiliani provano ancora a fare la partita con Vinicius Meneses, suo appoggio in avanti all'indirizzo di Caio Enrique Alves da Silva. La palla però si perde fuori dal campo su ultimo tocco del Benfica. Rimessa laterale a favore del Corinthians, che effettua un cambio adesso perché va in campo con il numero 2 Gustavo Bertolino dos Santos. Rimessa per il Timão, Iago Caiuan cerca di arrivare su questo pallone affrontato da tre giocatori avversari. Attenzione alla conclusione che termina non lontana dalla porta difesa da Miguel Vieira. Ci ha provato Iago Caiuan dalla distanza, non ha certo, anzi mi correggo, la conclusione del numero 2 Gustavo Bertolino dos Santos non ha certo paura il Corinthians di provare soluzioni da lontano. Sono ottimi tiratori i piccoli giocatori brasiliani, che lo hanno già provato a dimostrare più volte nel corso di questa prima frazione di gioco. Palla persa dal Benfica, possibilità ancora per il Corinthians. Iago Caiuan non riceve in modo pulito la palla servita lì da Murilo. Deviazione fuori però della squadra portoghese, che sta per rimandare in campo Olivio Leonardo Veloso con il numero 9. Rimessa laterale per il Corinthians, Rodriguez Gonçalves all'indietro, conclusione da parte di Pedro Henrique fra le mani del portiere Miguel Vieira. Corinthians ha avuto sicuramente le migliori chance in questi primi 14 minuti e mezzo di partita. Quella principale è stata la circostanza in cui poi il Benfica ha dovuto salvare il pallone sulla sua linea di porta dopo la deviazione del portiere Miguel Vieira. Palla gestita in fase difensiva ancora dalla squadra biancorossa, le aquile portoghesi che ripartono andando a cercare la profondità per André Valente, uno dei giocatori
subentrati da qualche minuto, di fatto ha sostituito la stellina Moreira. Palla messa fuori, Benfica che rimanda in campo Olivio Leonardo Veloso, il suo numero 9, uno di quelli che avevano cominciato la gara come titolari. Calcio di punizione a favore, anzi rimessa laterale a favore del Corinthians. Rodriguez Gonçalves, palla termina fuori, ultimo tocco dei giocatori brasiliani, rimessa per il Benfica. Meno di 5 minuti alla fine di un primo tempo senza particolari occasioni, se non il salvataggio sulla linea della difesa del Benfica in quello che è stato principale episodio finora del match. Riparte il Corinthians, buona questa combinazione 1-2 con la palla di ritorno per Pedro Henrique, poi la conclusione dalla distanza piuttosto morbida di Gustavo Bertolino dos Santos, che termina docile fra le mani del portiere Miguel Vieira. Attenzione alla pressione del Corinthians che il Benfica cerca di superare con questo fraseggio, si torna però verso il portiere Miguel Vieira che lascia il pallone al suo fianco per la percussione ad ampie falcate di Leandro Alexandre che ne salta due, poi ancora Leandro Alexandre prova lo sfondamento centrale, Olivio Leonardo Veloso, conclusione deviata fuori dalla difesa del Corinthians, uno dei primi squilli della partita per il Benfica. Vinicius Meneses costretto a opporsi e a deviare la sfera in fallo laterale, anzi meglio in calcio d'angolo. Paolo Alexandre Silva Sosa per l'esecuzione di questo tiro dalla panchierina, mischia in area di rigore con Pedro Henrique che viene forse anche spinto da un giocatore avversario, finisce a terra, il Corinthians lancia subito questo contropiede, non ci sono però i numeri per sfruttare nessun tipo di superiorità. Allora il Benfica con le squadre adesso molto lunghe cerca subito di contrattaccare, Martin Branco Ribeiro in mezzo a due giocatori avversari viene fermato in particolare da Vinicius che poi lancia in avanti, c'è un contatto ed è falloso, calcio di punizione a favore del Corinthians che ha superato quel momento in cui sembrava che il Benfica si stesse mettendo in partita. Sono ancora i brasiliani a comandare il match adesso, ma il Benfica è più pericoloso quando può ripartire da qualche minuto a questa parte, in particolare con Olivio Leonardo Veloso, scontro piuttosto duro e fallo commesso proprio su Veloso dal numero 4 del Corinthians, Mateus Henrique Rocha. Lo rivediamo qui il contatto con il giocatore che finisce chiaramente a terra. 2 minuti 40 secondi alla fine del primo tempo, il portiere del Corinthians Bruno Frois de Paiva piazza la barriera, anche se si allontana uno dei due elementi perché ci sono alcuni cambi ancora che Corinthians sta per effettuare. Calcio di punizione, lo batte Paolo Alexandre direttamente verso la porta, non è l'idea migliore perché la palla non scende a sufficienza e termina alta sopra la traversa. Si riparte quindi con il rinvio dal fondo del portiere il Corinthians Bruno, tentativo ancora di affondo centrale da parte del numero 13 Iago Caiwan, fermato però dai giocatori avversari. Benfica riparte con Leandro Alexandre Gomez Martins, tentativo di percussione da parte di Guilherme Martinho Peixoto, cerca di difendere il pallone a limitare l'area di rigore André Valentinovo, poi però Benfica lo perde con Martin Branco Ribeiro che non riesce a evitare la rimessa laterale a favore degli avversari. C'era stato anche peraltro un fuorigioco di rientro, quindi si riparte con un calcio di punizione a favore del Corinthians. Iago Caiwan prova a percorrere la via centrale, scambia con Pedro Henrique, perde palla però il Corinthians, il Benfica non riesce tuttavia a sfruttare questa opportunità per la ripartenza, numero però da parte di Olivio Leonardo Veloso che ne salta due prima di venire fermato dalla difesa avversaria. Ultimi 70 secondi del primo tempo e Benfica che ci prova ancora con l'avanzamento di Leandro Alexandre, pallone che termina fuori sul tentativo di Martin Branco Ribeiro. Ultimi 50 secondi del primo tempo, cambia ancora qualcosa il Corinthians, torna in campo Caio Henrique per partecipare alla parte finale di questa prima frazione di gioco. Il portiere Bruno Frois de Paiva pronto per il rinvio, rimette in gioco il pallone Corinthians che cerca subito di andare in profondità da Pedro Henrique Silva dos Santos. È tornato in campo Moreira dopo qualche minuto di riposo per il Benfica, ma finora non è mai stato coinvolto davvero nella partita la giovane stella con il numero 10. Lo vediamo tenuto a bada da due difensori avversari.
chiaramente anche i difensori del Corinthians sanno che è lui il più pericoloso. Attenzione alla conclusione dalla distanza da parte di Guilherme Martino Peixoto, serve un miracolo al portiere Bruno per evitare il gol dell'1-0 per il Benfica. Rivediamo qui il volo da parte di Bruno, calcio d'angolo, c'è tempo per l'esecuzione anche se siamo al 20° minuto, mette fuori la difesa del Corinthians, possibilità di esecuzione al volo, Moreira finisce giù in area di rigore, c'è fuori gioco, gioco fermo prima della conclusione del Benfica perché il guardalinea ha segnalato un offside e quindi il gioco è stato fermato, siamo già ben oltre il 20° minuto, 30 secondi oltre la fine dei 20 minuti regolamentari, c'è ancora tempo però per questa azione da parte del Corinthians, l'arbitro ha segnalato che si giocherà un minuto di recupero per qualche interruzione che c'è stata nel corso dei primi 20 minuti, rimangono però adesso soltanto 15 secondi prima della fine del primo tempo, il Benfica in possesso palla, vediamo se ci sarà tempo per un'ultima azione, il Corinthians che ruba questo pallone, opportunità per i brasiliani ma recupero da parte di Guilherme Martino Peixoto che impedisce a Caio Henrique di calciare, si chiude così il primo tempo allora 0-0 fra Corinthians e Benfica in quello che ricordiamo per entrambe il secondo match di questa Venice Champions Trophy, Corinthians che deve riscattare la sconfitta con la Roma, Benfica che prova a dare seguito alla vittoria su Paris Saint Germain. Piccola pausa per noi, a fra poco per il secondo tempo di Benfica Corinthians. E adesso si ricomincia allora con il Benfica che nel secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra proprio con Moreira che sarà il primo a toccare il pallone e a rimetterlo in gioco, si ricomincia con il Benfica che si propone dalla sinistra per questa prima azione offensiva del secondo tempo con la palla poi restituita nella metà campo dei portoghesi, Martin Maria Ferreira cerca di appoggiare proprio su Moreira, raddoppiato, cerca di girarsi il numero 10 ma non sta riuscendo a mettere in mostra le sue qualità in questo match dopo essersi invece messo in luce stamattina conquistando e poi segnando il rigore che ha dato il là alla rimonta della squadra portoghese. Corinthians che adesso conquista il pallone all'altezza della metà campo, tentativo da parte di Matheus Henrique di andare in avanti da Vitor Lucas de Araújo, colpo di testa di Diego Gomes, poi ancora il Corinthians con il tentativo di affondo di Iago Caiuan, la palla che termina fra i piedi del portiere Miguel Vieira, rilancio non particolarmente preciso ma il Benfica si salva comunque. In difesa per il Corinthians c'è Riccardo Silento Neto che interviene, c'è uno scontro sulla tre quarti offensiva del Corinthians, la palla è però controllata in fase difensiva dai portoghesi. Il Benfica ricomincia, attenzione però a questa palla per poco riconquistata dal Corinthians nella metà campo avversaria, attenzione allo sprint in velocità di Diego Gomes fermato bene dalla difesa del Corinthians che sta facendo un grande lavoro sui giocatori di maggior talento del gruppo portoghese tenendoli a bada fin qui molto bene, infatti né Moreira, neanche Diego Gomes né nessun giocatore del Benfica fin qui ha potuto dover esprimere le sue abilità. Attenzione adesso al tentativo del Timão con Pedro Henrique, l'appoggio per Caio Henrique che torna da Pedro Henrique, deve sfuggire verso la linea laterale sinistra, prova poi a superare un avversario. Ancora il Corinthians con il pallone deviato, la conclusione mancina di Iago Caiuan che si spegne però a lato della porta difesa da Miguel Vieira. Ancora 0-0, gara finora che tarda di più a sbloccarsi di tutto questo torneo. Diego Gomes con l'appoggio, abbiamo visto più volte anche nella sessione di questa mattina qualche partita faticano un po' a sbloccarsi, una volta però che arriva il primo gol poi gli altri arrivano a grappoli perché la gara si apre di più, c'è spesso tensione all'inizio e anche in questo match abbiamo assistito a una partita piuttosto chiusa finora. Eccolo qui Moreira che cerca di saltare due giocatori avversari, lo ferma però il numero 7 del Corinthians Pedro Henrique, deve ricominciare dalla propria zona difensiva la squadra brasiliana. Iago Caiuan non passa il suo pallone, ora il Benfica però serie di rimpalli con calma, Leandro Alexandre cerca di manovrare, viene disturbato però da Pedro Henrique che lo costringe a perdere palla,
ancora Pedro Enrique in mezzo a tre giocatori avversari, difende il pallone, aspetta che arrivi a rimorchio Caio Enrique ma non riesce a servirlo, e allora il Benfica che ha l'opportunità di ripartire per questo interessante 2 contro 2. Attenzione a questo inserimento in area di rigore da parte di Diego Gomes, fermato in calcio d'angolo dal portiere del Corinthians Bruno. Corner per il Benfica che, come nella gara di questa mattina con il Paris Saint Germain, sembra migliorare con il passare dei minuti. E guardate la percussione di Diego Gomes, fermato soltanto dal portiere Bruno e dalla collaborazione anche di Riccardo Silento Neto. Calcio d'angolo per il Benfica, pallone spedito in mezzo a vuoto, l'uscita da parte del portiere Bruno. Il Corinthians ha comunque la possibilità di ribaltare subito il fronte offensivo, non riesce però a tenere la palla in campo il numero 7 Pedro Enrique, e quindi l'opportunità di una ripartenza si spegne così, mentre torna in campo Murilo dos Santos con il numero 10 per la squadra brasiliana. Rimessa con le mani per Martim Maria Ferreira per il Benfica, palla ancora restituita al numero 2, poi la appoggia verso la corsia centrale su Gonçalo Calisto Oliveira, si lotta su questo pallone, ancora Oliveira, entra quasi in spaccata, c'è Martin Maria Ferreira, c'è un contatto falloso, calcio di punizione per il Corinthians, è finito giù Pedro Enrique subito oltre la metà campo, e adesso predicano calma i giocatori del Corinthians che vogliono aspettare di piazzarsi meglio prima di effettuare questo calcio di punizione, con Iago Caioan che sale verso il limite dell'area di rigore e lascia l'incarico a un paio di compagni. Si muove Pedro Enrique per l'esecuzione, caccia direttamente verso la porta e la palla sorvola la traversa terminando alta non di molto, ha cercato di calibrare la sua conclusione Pedro Enrique ma la palla non è scesa a sufficienza. Lo rivediamo anche da questa angolazione, palla che rimane leggermente troppo alta sul tentativo di esecuzione morbida del numero 7 del Corinthians. Ancora il Timao che sta riprendendo a comandare il match come nelle fasi iniziali. Di nuovo Iago Caioan, la combinazione per servire Murilo che prova a liberarsi nel cuore della difesa avversaria, lo ferma il Benfica, ancora Murilo tiene vivo il possesso palla servendo Iago Caioan che finisce a terra nel contatto con Guilherme Martinho Peixoto, ma difende bene il pallone sempre Iago Caioan, prova a coinvolgere nella manovra anche Caio Enrique, palla deviata fuori, calcio d'angolo per il Corinthians. 6 i minuti trascorsi nella seconda frazione di gioco e la squadra brasiliana potrà usufruire di questo tiro dalla bandierina. Si avvicinano al centro dell'area un paio di giocatori, Iago Caioan è uno di questi, pallone che spiove in mezzo, sfiora soltanto la palla con le mani il portiere Miguel Vieira, quanto basta però per far cambiare direzione al pallone e impedire la deviazione dal centro dell'area dei brasiliani. Sarà ancora corner, secondo consecutivo per il Corinthians, sta riprendendo a controllare il match come nella prima parte del primo tempo. Il pallone che spiove dentro, ancora la deviazione del portiere e ancora il tocco di un difensore, in questo caso Martin Maria Ferreira, che significa terzo angolo consecutivo per i brasiliani, il cui forcing continua ad aumentare in questa fase centrale del secondo tempo. Pallone che spiove verso il secondo palo, questa volta il portiere a vuoto, la palla rimane lì e c'è il gol del Corinthians. Mateus Enrique Rocha, è stato lui a spingere il pallone in rete, in mischia la deviazione vincente del numero 4, Mateus Enrique Rocha, 1-0 Corinthians, al terzo angolo consecutivo, alla fine i brasiliani sono passati in vantaggio. Rivediamo questa volta il portiere, ha mancato il pallone, che è stato colpito di testa da Martin Ferreira che lo ha involontariamente spedito verso la sua porta, e poi a spingere la palla in rete è stato Mateus Enrique Rocha, l'autore del gol che apre le marcature, 1-0 Corinthians. Provano subito a replicare i brasiliani accorgendosi del momento difficile del Benfica, si guadagna questo calcio di punizione Pedro Enrique, 1-0 per il Timao, e Benfica chiamato come questa mattina a cercare la rimonta, anche se qui siamo già nel secondo tempo per Mateus Enrique Rocha, il primo gol del torneo, e qui la punizione che ancora il Corinthians, anche se da distanza proibitiva, prova a calciare direttamente in porta, l'hanno fatto più volte quest'oggi gli uomini o i ragazzi brasiliani, senza quasi mai riuscire a impegnare il portiere avversario, evidentemente si fidano molto delle loro qualità come tiratori da fuori. Adesso il Benfica che si propone con Guilherme Martinho Peixoto,
il suo tentativo di affondare a destra viene però fermato dalla difesa avversaria, palla messa fuori, rimessa laterale sempre per lo stesso Guilherme Martinho Peixoto. Ci prova anche André Valente Novo, alla meglio il Corinthians che però sul passaggio ancora si fa intercettare il pallone, lancio in avanti verso il numero 10 Murillo che mette giù la sfera seguito da Olivio Leonardo Veloso, poi l'appoggio all'indietro, nel frattempo finisce a terra, ha subito un colpo proprio Murillo dos Santos, l'arbitro ferma il gioco per decretare il calcio di punizione a favore del Corinthians. Sta provando a controllare il match dopo il gol del vantaggio firmato da Mateus Enrique Rocha in mischia. Corinthians che ricordiamo ha assoluto bisogno di una vittoria di 3 punti qui per restare in corsa per la qualificazione dopo la sconfitta di stamattina contro la Roma. E adesso calcio di punizione per il Timao con il pallone calciato verso il secondo palo, esce il portiere Miguel Vieira con la punta delle dita, tocca il pallone e lo devia fuori. Quarto calcio d'angolo nel giro di pochi minuti per il Corinthians. Qua rivediamo il tocco del portiere con la punta delle dita, ma attenzione perché il Corinthians sui corner è stato sempre molto pericoloso in questa partita, questa volta mancano tutti la deviazione, c'erano 2 giocatori in maglia nera al centro dell'area, ma né il numero 4 Mateus Enrique Rocha né il compagno, ovvero il numero 6 Caio Enrique, sono riusciti a spingere la palla in rete e quindi nulla di fatto per il Corinthians. Rimessa laterale per il Benfica, adesso il tentativo da parte di Diego Gomez che cerca la percussione centrale, poi appoggia questo pallone basso in diagonale verso Guilherme Martinho Peixoto, ancora Diego Gomez recupera palla, prova una serie di dribbling, si allunga un po' il pallone, il Corinthians prova subito a innescare gli attaccanti sulla ripartenza, in particolare il numero 10 Murillo dos Santos che però non può arrivare su quel pallone, rimesso in gioco poi dal Benfica con Martin Maria Ferreira, palla buona per il Corinthians, conclusione ancora dalla distanza questa volta di Pedro Enrique Silva dos Santos e anche in questo caso il numero 7 del Corinthians non trova la porta avversaria. Tante soluzioni dalla distanza in questa partita ma anche questa mattina per i brasiliani che ripetiamo si fidano molto evidentemente delle loro qualità balistiche ma che quasi mai sono riusciti davvero a fare male con i tiri da fuori gli avversari affrontati in questo torneo. Palla che adesso il Benfica non riesce a trattenere all'interno del campo di gioco, rimessa per il Corinthians, anticipato però il numero 10 Murillo dos Santos che ancora ci prova, lo ferma Gonzalo Calisto Olivera, ancora Murillo dos Santos recupera la palla con grande caparbietà, poi l'appoggia per la conclusione da parte di Caio Enrique, l'intervento del portiere Miguel Vieira che va subito da Martim Maria Ferreira, poi Diego Gomez che torna dal portiere Miguel Vieira, di nuovo il pallone è servito su Martim Ferreira, va a cercare ancora Diego Gomez, di nuovo lo scambio con Martim Ferreira che riceve la palla di ritorno, può superare personalmente la metà campo, cerca di innescare André Valente Nova a limitare l'area di rigore, c'è poi la conclusione di Olivio Leonardo Veloso, palla che termina fuori, ancora qualche cambio, vanno in campo Leandro Alexandre Gomez Martins per il Benfica e torna in campo anche Moreira che si era preso il secondo periodo di riposo in panchina della sua partita e adesso torna a rinforzare un settore offensivo che ha bisogno sicuramente di aiuto vista la situazione attuale con il Corinthians avanti di un gol e ancora sono i brasiliani che attaccano con il numero 7 Pedro Henrique fermato, c'è ancora un contatto e l'arbitro fischia calcio di punizione per il Corinthians, ha subito fallo proprio Pedro Enrique sulla tre quarti offensiva della squadra brasiliana, l'arbitro indica il punto da cui la punizione dovrà essere battuta. 8 minuti alla fine, Corinthians avanti 1-0 ed è un vantaggio sicuramente meritato perché ha fatto vedere qualcosa in più fin dall'inizio di questa partita la squadra brasiliana, il Benfica sta provando a reagire ma sono mancati grossi spunti alla squadra portoghese, calcio di punizione battuto e pallone che ancora il Corinthians non riesce a spingere in rete, in particolare il più vicino è stato Gustavo Bertolino dos Santos che però non ha trovato il tempo giusto per andare a effettuare la deviazione. Il Benfica prova a coinvolgere Moreira, davvero molto spento in questa gara pomeridiana, non si è praticamente quasi mai visto il giocatore sulla carta di maggior talento del Benfica, ricordiamo lo scorso anno miglior giocatore del torneo ma in questa partita completamente annullato dalla squadra brasiliana che recupera palla adesso
con Caio Henrique fermato in fallo laterale dal Benfica. Rimessa con le mani per il Corinthians, va Caio Henrique a cercare in avanti Gustavo dos Santos, cerca spazio per andare al tiro, non glielo concede la difesa avversaria, poi c'è il contatto su Matheus Henrique, fallo effettuato proprio da Moreira. Il fischio arbitrale che ferma il gioco, impedisce al Benfica di ripartire, dà invece la possibilità al Corinthians di battere questa punizione con Pedro Henrique Silva dos Santos. 6 minuti e mezzo più eventuale recupero ancora da giocare. Va Pedro Henrique, pallone che spiove in area di rigore, colpo di testa a mettere fuori da parte della difesa del Benfica. Il pallone sarà rimesso in gioco dal Corinthians con Caio Henrique Alves da Silva. Attenzione a Pedro Henrique Silva dos Santos, possibilità per Olivio Leonardo Veloso. Pallone deviato fuori, ultimo tocco del Benfica, dice l'arbitro, su indicazione ovviamente del guardaline. Rimessa laterale per il Corinthians che sta provando a controllare il match fino alla fine. Rimessa laterale effettuata da Gustavo, palla ancora messa fuori dai portoghesi, ritmi adesso piuttosto bassi, gara spezzettata in questo secondo tempo. Palla già rimessa in gioco dalla squadra brasiliana che adesso ha soprattutto interesse a controllare il match e non lasciare spazio ai talentuosi giocatori avversari. Si prova con il numero 7 Pedro Henrique, fermato per attenzione al contropiede del Benfica, non riescono però i portoghesi a servire Moreira, mentre è rimasto a terra acciaccato proprio Pedro Henrique che ha avuto la peggio nel contrasto precedente, e allora l'arbitro ferma il gioco per questo piccolo infortunio. Andiamo a rivedere proprio il momento in cui Pedro Henrique ha subito fallo, il contatto che gli ha procurato questo infortunio. L'autore del fallo, il numero 8, Leandro Alexandre Gomes Martins. Piccola interruzione, piccolo time out di cui approfittano entrambe le squadre per dissetarsi, in particolare i giocatori del Corinthians. Fa molto caldo qui a Caorle, anche giocare solo 40 minuti comunque un test piuttosto duro per la condizione fisica di questi ragazzi. Ancora a terra Pedro Henrique Silva dos Santos dopo il fallo subito in precedenza. Ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare allora vista questa interruzione, mentre il ragazzo si è rialzato. Eccolo qui il contrasto piuttosto duro, il fallo commesso ai danni di Pedro Henrique Silva dos Santos. Nel frattempo c'è qualche problema anche per il numero 2 Gustavo Bertolino dos Santos, che chiede il cambio, o meglio lo staff medico del Corinthians si chiede che il giocatore sia sostituito. Lo vediamo a bordo campo sottoposto alle cure dello staff sanitario, mentre Vinicius Meneses fa il suo ritorno sul terreno di gioco. Si riparte con il Benfica che ha ancora 4 minuti, qualcosa in meno, ma c'è il recupero da aggiungere per provare a ribaltare la partita. Palla persa però dai portoghesi, ci prova allora Pedro Henrique ad andare via in percussione, lo fa molto bene Pedro Henrique, mette in mezzo il pallone, esce il portiere Vieira ad anticipare Caio Henrique che aveva seguito l'azione del compagno a rimorchio ma che non è arrivato in tempo sul pallone a ricevere l'assist del compagno. Benfica che cerca di proporsi e lo fa adesso con la percussione di Martin Maria Ferreira. Intervento arbitrale per questo fallo commesso ai danni proprio di Martin Ferreira, calcio di punizione per il Benfica, ultimi 3 minuti di partita. Vediamo se da questa palla inattiva nasce qualcosa di positivo, mentre c'è ancora a terra sempre il numero 7 Pedro Henrique, vittima già qualche istante fa di quel precedente contatto falloso e adesso ancora acciaccato dopo questo nuovo contatto. Calcio di punizione favore del Benfica, una delle ultime opportunità forse per la squadra portoghese, in 2 in barriera per il Corinthians, ma deve essere arretrata la barriera come indica l'arbitro. Il pallone calciato verso la porta direttamente, si salva con l'aiuto del palo il portiere sul tentativo di Gonçalo Calixto Oliveira. Benfica vicinissimo al gol del pareggio con Gonçalo Calixto Oliveira, il portiere Bruno ci ha messo una pezza. Lo rivediamo qui, eccola qui la punizione calciata con il mancino e non c'è stato il palo di mezzo ma semplicemente la parata dell'ottimo Bruno,
che si è tuffato a terra, peraltro la palla gli è rimbalzata davanti, il che poteva creargli qualche problema. Invece è stato bravo anche a leggere la traiettoria del pallone e a leggere il rimbalzo il portiere brasiliano, evitando così di subire il gol che sarebbe stato davvero una beffa. Ultimi due minuti ed ancora il Corinthians nella metà campo avversaria con Caio Henrique, molto bravo a difendere questo pallone, poi scaricato all'indietro Iago Caiwan lo difende e poi lo lascia a Caio Henrique, palla messa fuori dal Benfica con Martim Maria Ferreira. A questo punto ovviamente al Corinthians serve soprattutto difendere, controllare la partita, la situazione. La ripartenza adesso da parte del Benfica, che deve però affrettare i tempi perché manca davvero poco la fine del match. Stesso palla per Diego Gomes, pallone poi calciato in avanti raso terra, attenzione al tentativo di cross in mezzo, deviazione difensiva da parte del Timão, palla messa fuori, ultimi assalti per il Benfica. Siamo entrati nell'ultimo minuto della partita, sale Guilherme Martino Pissotto per effettuare questa rimessa laterale, ancora la palla di ritorno per Guilherme Martino Pessotto, poi il tentativo di Diego Gomes fermato dal Corinthians che prova la soluzione della distanza, non una scelta particolarmente intelligente visto che adesso ai brasiliani serve tenere palla e non buttarla via per evitare gli assalti finali del Benfica, che invece ha spazio per provarci con Gonçalo Calixto Oliveira. Il cross e la palla che scheggia la parte alta della traversa e poi termina sul fondo. Occasione per il Benfica proprio nella parte finale di gara, rivediamo quello che sembrava un cross ma invece è diventato soprattutto un tiro. Ha sfiorato la traversa colpendo poi la parte alta esterna della rete, Benfica vicino al gol del pareggio ma si rimane sull'1-0 Corinthians. Sarebbe un risultato fondamentale per i brasiliani per restare in corsa in questo torneo. Il lancio in avanti, attenzione perché c'è in agguato Pedro Henrique, in svantaggio però nei confronti del difensore che protegge l'uscita del portiere Aguilar. Abbiamo visto la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, fa fatica adesso però Benfica a superare la metà campo, anche perché il Corinthians ha Caio Henrique là davanti che pressa tantissimo. Benfica supera questa volta la prima linea del pressing, lo fa con Diego Gomes che allarga il gioco verso Martin Ferreira, palla in mezzo ancora Diego Gomes, prova a calciare, il tiro però piuttosto debole ed è facile per il portiere Bruno accartocciarsi a terra e fare suo il pallone. Lancio in avanti da parte di Bruno direttamente verso gli attaccanti, c'è ancora un contatto, calcio di punizione per il Corinthians. Di falli ne ha subiti parecchi in questo secondo tempo con il Benfica che ha fatto fatica a contenere gli attaccanti avversari e ha dovuto ricorrere a tratti al gioco duro. Punizione per Pedro Henrique, o meglio fallo subito da Pedro Henrique Silva dos Santos. Siamo al 21esimo adesso, calcio di punizione per il Corinthians, se non ho visto male sono stati due minuti di recupero che l'arbitro ha indicato. Rimessa laterale adesso a favore della squadra brasiliana che potrà quindi mantenere la palla nella metà campo avversaria, quello che serve al Corinthians che in realtà perde subito il pallone. Moreira in mezzo a due avversari, fa buona guardia la difesa del Corinthians, poi alza questo pallone Leandro Gomes Martins, ci prova Gonçalo Calixto Oliveira, ultimi affondi per il Benfica. Leandro Gomes Martins torna da Diego Gomes e prova a sfuggire via in mezzo, riesce in qualche modo a servire il pallone per Guilherme Martino Pessotto, arriva Martin Maria Ferreira che mette in mezzo un pallone velenoso che la difesa del Corinthians riesce a mettere fuori. Ancora forse una possibilità per il Benfica, Martin Ferreira cerca di affondare, lo fermano in tre i giocatori del Corinthians, palla poi giocata verso il centro dal Benfica, siamo oltre il 22esimo minuto, possibilità di calciare dalla distanza per Gonçalo Oliveira ma non c'è più tempo, vince il Corinthians 1-0 sul Benfica, i brasiliani rimangono in corsa in questo torneo, serviva a tutti i costi una vittoria per riscattare la sconfitta di questa mattina con la Roma.